Natale, Capodanno a casa, eh? Natale, Capodanno. Prego. Coach, nel 2012, che si arrivava alla vittoria nel mezzo, la vittoria Coppa Italia, la promozione nel 2012, più contatto di più. Beh, direi proprio di sì. Direi che onestamente, so, al di là di come andrà domenica, però credo che tutti quanti avremmo sottoscritto ampiamente dopo la gara di Furi dell'anno scorso, no? Ci fu la gara di Furi, poi il break natalizio, se ricordo bene, e poi giocavamo a Bologna il 6 gennaio, se non sbaglio. Io penso che dopo la gara di Furi dell'anno scorso avremmo sottoscritto un 2012 così, quindi credo che sia ampiamente positivo. Direi che aver fatto vinto la Coppa Italia, la promozione, questa parte del campionato con 7 vinte e 5 perse, direi che tutti quanti avremmo firmato, no? Per cui ovviamente siamo soddisfatti, siamo contenti, però come vi dico regolarmente, la partita più bella, la più importante è la prossima, per cui sappiamo che il passato è storia, il passato ci fa piacere, però chi fa sport a buon livello deve cercare sempre di pensare avanti, di guardarsi indietro, ma relativamente. Torniamo un attimo indietro alla partita di Biella. A volte era successo durante questo inizio del campionato, la squadra andava avanti e poi spesso subiva, si fermava a un certo punto della partita. Invece questa volta non c'è stata, la squadra ha portato fino alla fine, ha vinto in maniera limpida, trasparente, anche avendo, come dire, parecchi giocatori qui dentro negli ultimi minuti in panchina. Un segno di crescita, un segno che la squadra sta cominciando. No, credo che la squadra abbia avuto un impatto molto buono. La cosa che fino ad ora è stata, direi, costante ultimamente è che la squadra ha avuto un impatto buono in tutte le partite, a parte Venezia forse, dove che abbiamo toppato, però, direi, però in tutte le altre partite, anche quelle perse, la squadra ha sempre avuto un approccio giusto alla partita. E anche a Biella, magari fosse dietro di noi in classifica, la squadra è andata in campo molto concentrata. Mi ha dato un'impronta subito alla partita con una buona difesa, mettendomi in grosse difficoltà, costringendo loro a fare parecchie palle perse, e direi che la difesa ha indirizzato la partita dalla nostra parte, perché grazie alla difesa vi ha fatto anche canestri facili in contropiede. E quindi non so se è crescita, ma sai, noi stiamo lavorando quotidianamente per cercare di migliorarci, quindi di sicuro c'è crescita, di sicuro è una squadra questa che fortunatamente ha attitudine, ha voglia di sacrificarsi, lavora. Io li spingo sempre a dare il massimo, perché dobbiamo assolutamente cercare di quotidianamente di fare un piccolo salto di qualità. E ti devo dire che al di là dei demeriti di Biella, se mai ci sono stati, la squadra però ha fatto quello che doveva fare. Quindi ti dico con molta serenità che la squadra è riuscita a fare una buona gara, mettendo a nudo i problemi di Biella. Poi sai, non sai mai quando è la linea di demarcazione, però credo che noi più di così non potevamo fare, abbiamo fatto il nostro, e se loro avevano dei problemi di sicuro hanno si erano riusciti a evidenziarli, penso, per la nostra difesa, per la nostra buona circolazione della palla in attacco. Domenica giochiamo contro Roma, una squadra in forma, ci sono due giocatori importanti come la Roma, e soprattutto la Valle, che in ultima partita doppia 34 punti, 17 rimbalzi, 51 di valutazione. Come stai preparando questa partita? Ma un po' così così, perché Scotti rientra oggi dopo un permesso che ha avuto, non so se sapevate, no? Sì, ha avuto un permesso per andare in America perché ha avuto un problema familiare e rientra oggi. Quindi è atterrato questa mattina all'1:30, alle 2, a pranzo è atterrato, adesso starà dormendo e si presenta dopo due scali intercontinentali all'allenamento. Abbiamo avuto prima Zerini influenzato, poi abbiamo avuto Frus con un piccolo problema muscolare che è già risolto, quindi abbiamo avuto allenamenti un po' così, però la squadra comunque
come dico sempre, ha una buona attitudine all'allenamento, quindi siamo preparati non proprio come avrei voluto, però nel complesso la squadra, chi poteva lavorare ha lavorato bene. Io penso che per domenica sarà molto importante una buona carica di intensità di gioco per 40 minuti, perché sono una squadra estremamente atletica, estremamente fisica, estremamente dura, e quindi dovremo veramente giocare 40 minuti di grandissima intensità. E quei cali di cui tu parlavi saranno fondamentali, perché se riusciamo a limitarli, allora sicuramente riusciremo a fare una buona partita per i 40 minuti. L'obiettivo è proprio cercare di non avere momenti di calo, che però con una squadra così me li posso anche aspettare, ma non per il merito nostro, anche per il merito degli avversari, che sono veramente molto talentuosi, atletici. Hanno fatto una buona squadra, magari con meno soldi dell'anno scorso, ma hanno saputo pescare bene. Radio Grifo parla di un palazzetto domenica che sarà particolarmente pieno e carico di entusiasmo. Pensi che può essere l'arma in più per l'Indisi per supportare la pubblicità? Beh, deve sicuramente, sai, giocando in casa dobbiamo assolutamente avere sostegno, avere calore, avere quel pizzico di adrenalina che ti dà l'atmosfera casalinga, assolutamente sì. Penso che sia importante. Molte volte questo carica anche gli avversari, non è che perché l'ambiente eccitato carica anche gli avversari, molte volte è anche bello giocare in trasferta anche perché vedi atmosfere particolarmente elettriche, e questo ti aiuta anche a trovare concentrazione, quindi aiuterà anche gli altri. Però essendo in casa sono convinto che avere una cornice di pubblico che ci sosterrà sarà veramente importante. Ci sono altre domande? Campionato che al momento fa quasi il 44% di vittorie esterne complessivo. Tutte le squadre. Il studente dice la differenza si fa sui rendimenti in trasferta. Rischi di diventare invece un campionato nel quale la differenza la fa il rendimento interno, che poi dove benissimo in questo momento ha perso quei due punti con Varese, la partita con Venezia. Domenica c'è una partita importante con Roma, non solo per i due punti in 6-6, ma anche per la qualificazione eventuale in Final 8. Guarda, Venezia, io ho diviso fino ad ora il campionato in tre fasi. La prima fase fino alla partita con Venezia inclusa, dove abbiamo fatto quasi precampionato. Abbiamo praticamente fatto il precampionato giocando le partite. Io ho avuto la squadra, se vi ricordate, 8 giorni prima di Siena, al completo, e quindi eravamo veramente molto freschi, siamo andati a Siena così un po' allo sbaraglio, sembravamo un po' troppo giovani, e fino a Venezia sono stati 40 giorni classici di precampionato, e per cui alla fine, finito quel momento lì, direi che abbiamo iniziato un periodo di partite, di 7 partite con 6 vittorie su 7 gare. Per cui, sinceramente, è un campionato per noi strano. Mi dispiace aver avuto un inizio così. Poi, limite, puoi anche perdere ugualmente, perché con Varese puoi perdere lo stesso, con Siena puoi perdere lo stesso, a Cantù puoi perdere lo stesso. Però, credo che quelle partite ci abbiano aiutato a crescere, anche se perse. Avendo avuto una preparazione diversa, forse avremmo anche avuto la possibilità di giocarci in maniera diversa. Detto questo, credo che la differenza la fa la trasferta, credo. In casa, secondo me, ci sta anche di perdere qualche partita, ma noi dovevamo vincere con Pesaro, abbiamo vinto, con Montenegro abbiamo vinto, con Caserta, quelle che dovevamo vincere abbiamo portato a casa, Cremona. Quindi alla fine credo che sia importante continuare a vincere in casa, con chi bisogna vincere. Qualche volta si sta ad inciampare, però per adesso è normale, e direi che siamo sul positivo. Che punto di crescita è la squadra? Quello che era il tuo piano di... Non lo so, dicevo la settimana scorsa che non lo so assolutamente, nel senso che non ho idea, perché non ho mai visto la squadra in momenti di stress vera, non ho mai visto la squadra in momenti di grossi problemi veri, non ho mai visto la squadra dopo grandi vittorie realmente, quindi per assurdo adesso dopo 6 vittorie su 7 gare
c'è un altro blocco di partite molto dure, vediamo come sarà, non lo so. Dobbiamo cercare di crescere ancora, perché adesso abbiamo 6-7 partite a Roma, Cantù, Siena, Bologna, Milano, insomma tutte partite di zona alta e altissima della classifica, per cui dobbiamo fare qualcosa in più probabilmente. Come saremo? Non lo so, nel senso che non so quale sarà il processo di crescita, è chiaro che ne parleremo, dobbiamo cercare di fare ancora meglio, di crescere, ma non so la reazione. Non so se abbiamo, quanto abbiamo di margine di crescita ancora, non so quanto ne abbiamo fatta in rapporto a quello che abbiamo ancora. Quello che abbiamo fatto fino ad ora, onestamente, devo dare atto ai ragazzi che hanno fatto un buon lavoro, che hanno saputo sacrificarsi, che hanno lavorato bene, che hanno interpretato bene il messaggio che gli ho lanciato e interpretato bene le difficoltà del campionato. C'è da fare un altro passo sicuramente, abbiamo 6-7 gare difficili, vediamo se siamo capaci di adeguarci a questa nuova difficoltà. Quindi realmente dove siamo non lo so, lo sapremo solo tra un paio di mesi. Settimana scorsa non ho voluto sentire parlare di finalmente, di confidare, la ripropongo la domanda. Anche dopo Villa, in questa classifica, questa bella vittoria? No, adesso la settimana scorsa ho scherzato, ma onestamente ti dico, se noi facciamo, e ti dico un po' quello che ho detto oggi anche a Sky 24, Mario Boni, onestamente, sai, questa è una squadra che è giovane, che deve vivere di piccoli passi. Nel momento in cui uno pensa di essere un pochino più bravo di altri, fa fatica, cioè si rischia di essere impallinati. Quindi veramente bisogna fare una gara alla volta, mancano 3 gare alla fine del giorno d'andata. Per adesso direi che il percorso è positivo, con calma. Domenica è una partita durissima, veramente molto dura. È un bellissimo test per noi, una partita molto eccitante, dura, 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 perché sono una squadra molto buona secondo me. E quindi, sai, poi se perdi quella è già una classifica diversa. Per cui, ti ripeto, veramente con molta calma, perché abbiamo 3 gare difficili prima della fine del giorno di andata. Quindi, un passo alla volta e vediamo cosa succede. Presidente Marino parlava ieri, i dirigenti ci tengono soprattutto a vincere.